Il mondo è pieno di scemi. Siamo stati criticati da mezzo mondo politico per il titolo "Per stendere Renzi bisogna sparare". Ora, è evidente che noi non abbiamo nessuna voglia di sparare a Renzi e non è un'incitazione a sparargli. Renzi non l'abbiamo mai invitato a sparargli quando era Presidente del Consiglio, volete che lo facciamo adesso che è arrivato terzo su tre? Mi sembra improbabile. Renzi, e poi, voglio dire, c'è già la sinistra che gli spara, e non c'è certo bisogno di noi. Poi è evidente che è un modo di dire, no? Dopo i due gol segnati da Icardi nel derby, i telecronisti hanno detto: per fermare Icardi bisogna sparargli. Nessuno pensa che sia un complotto della Juve e del Napoli per eliminare con violenza Icardi. Il problema di Renzi, che viene anziché... Il mio timore era addirittura che fosse un titolo encomiastico nei confronti di Renzi, perché quando tu dici di uno che devi sparargli per fermarli significa che è uno inarrendevole, che è un duro, che è un tosto pazzesco. Detto questo, il problema di Renzi, fra gli altri, è chi parla al posto suo. Una pletora di personaggetti indegni di cui lui si contorna, che non sono veramente alla sua altezza e che gli fanno fare delle figuracce. Ultima cosa, prima di criticare un giornale, per favore, leggerne i pezzi e soprattutto imparare l'italiano. Questo lo dico anche alle alte cariche istituzionali. Qual è la verità? Che i politici non sanno più che cosa dire e gli argomenti glieli diciamo noi e dicono delle banalità: non bisogna abusare le donne, non bisogna ammazzare le persone, non bisogna drogarsi. Sono tutte cazzate, pensassero a fare il loro lavoro.